Spieghiamo a chi ci ascolta che cos'è T3 Innovation. T3 Innovation è un servizio di consulenza messo a disposizione dalla Regione Basilicata per le imprese lucane in particolare, per il mondo della ricerca, ed è un servizio appunto che eroga consulenza strategica, aiuta gli imprenditori a capire come sono posizionati sul mercato, soprattutto sul tema dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, per consentire loro di essere più performanti e più pronti alle sfide del mercato. Oggi com'è sta da questo punto di vista la Basilicata? Sicuramente ci sono delle sfide che riguardano tutto il tessuto produttivo, non solo lucano, ma un po' del sud e dell'Italia. Quello che stiamo riscontrando da quando abbiamo iniziato la nostra attività è che la risposta degli imprenditori lucani è molto significativa. Sono molto attenti, molto reattivi, soprattutto ai temi appunto dell'innovazione e della trasformazione digitale, quindi un'ottima risposta. Voi state girando un po' tutto il territorio lucano, per esempio questa sera siete a Senise, altri incontri dove si svolgeranno nell'immediato? Ne abbiamo fatto uno molto significativo ieri presso i nostri uffici con il responsabile nazionale di Google proprio sul tema della trasformazione digitale. Oggi siamo qui a Senise e nei prossimi giorni stiamo già pianificando degli altri incontri. Incontro come questo di Senise è il primo organizzato da un'amministrazione comunale per gli imprenditori del territorio. In genere il nostro rapporto è sempre uno a uno, quindi con i singoli imprenditori, però sicuramente ci saranno altre occasioni a breve. Al di là degli incontri e degli sguardi e del confronto personale, un'azienda interessata come fa a contattarvi? Può andare sul nostro sito t3basilicata.com, mandarci una semplice email proprio tramite il nostro sito e immediatamente gli viene fissato un appuntamento per il contatto e poi il nostro ingresso in azienda. Un'ultima cosa, diciamolo, perché spesso non si capisce molto bene questo aspetto: non esiste un settore più vocato di altri all'utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi. Tutti i settori, anche quelli, come dire, primordiali, anche per esempio l'agricoltura, visto che in Basilicata va molto forte l'agricoltura, deve dotarsi di questi sistemi oggi. No, direi che forse è vero il contrario, cioè nel senso che proprio l'agricoltura è quella che probabilmente ha il tasso di innovazione più elevato, perché se è vero che le coltivazioni sono fatte nel modo standard, ci sono problematiche che hanno portato gli agricoltori ad esempio a dotarsi di tecnologia, penso alla carenza d'acqua e quindi quella che oggi si chiama la smart agriculture, oppure l'utilizzo di diserbanti, l'utilizzo di concimi, che portano sempre di più all'ottimizzazione e quindi alla tecnologia e quindi all'interazione con settori strategici che ad esempio appartengono a aree di specializzazione molto diverse, ad esempio all'aerospazio, quindi come utilizzare i dati del satellite per le previsioni meteo e quindi ottimizzare l'irrigazione di un campo. Questi sono tutti temi estremamente innovativi. Siamo nell'era del 4.0 ormai? Assolutamente, noi però oltre a parlarne lo facciamo anche.